lo dico spesso, se noi prendiamo il capitolo 1044, purtroppo su YouTube non ve lo posso far vedere, ma magari un giorno che siamo su Twitch ne riparliamo, perché secondo me è estremamente interessante vedere tutta questa chiave. Se noi siamo capitolo 1044, prendiamo il capitolo appunto in cui Luffy risveglia il frutto, c'è tutta la scena con lui che ride, dice ma cosa mi sta succedendo, vedi la gente comincia a schizzare, oh, Luffy, e poi c'è lo spaccato e vanno a Marigia. Ci sono i cinque vecchi che parlano e cominciano a raccontare del frutto. I vecchi dicono, non sarebbe un disastro se perdessimo uno dei nostri agenti speciali e facessimo arrabbiare Kaido? Cioè, se esistesse un futuro in cui questo fosse un bene, è meglio schiacciare qualsiasi tipo di incertezza. E dice poi, il governo mondiale ha sempre cercato di recuperare il frutto Gomu Gomu, ma negli ultimi 800 anni non è mai riuscito a impadronirsene, è come se quel frutto ci sfuggisse. Dunque non si tratta di una storia infondata. E ci fermiamo qua. Poi cominciano a dire, i frutti di tipo Zoan una volontà, il nome dell'altro frutto Zoan, del Gomu Gomu, Ito Ito, mitologico dell'Onika, comincia a dirti che cazzo è Nika e bla 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 bla. Ok. Se noi togliamo questa pagina in cui vediamo Luffy che è sulla luna, con più che la tavola, i dialoghi. Se noi togliamo questi dialoghi, quindi si ferma, il discorso si ferma qua, quando dicono è come se quel frutto del diavolo ci sfuggisse. Non si tratterebbe di una storia infondata. E poi riprende di nuovo il drago celeste, dove tu vedi Luffy che salta sulla luna e ride, e dice soltanto il suo risveglio è l'abilità più ridicola del mondo, perché è capace di donare più forza e libertà al suo corpo di gomma. Quindi ti toglie tutto il discorso sui frutti Zoan, sul fatto che il frutto si chiama Ito Ito mitologico modello Nika e tutte le altre cagate. Lo togli, proprio non esiste più. Fatto questo discorso, tu prosegui, ti leggi tutta la saga di Wano, lo finisci, e tu hai in testa che Luffy ha risvegliato il frutto Gom Gom, senza nessun accenno al nome di Nika. Ok. Ci ritroviamo poi a Egghead, con Vegapunk che corre nella stanza. Adesso voglio un attimo riprendere il dialogo. Il capitolo mi sembra che fosse il 1069, se non sbaglio. Sì, 1069, esattamente. Arriva Vegapunk, corre. Luffy si sta trasformando, combatte contro Lucci, se vi ricordate. No? E tu non sai ancora qua che lui è il frutto di Nika, non sai un cazzo, non sai assolutamente nulla, perché non te l'hanno detto i Gorosei nella nostra versione finta. E dice, Shaka, è il guerriero bianco è apparso? E loro dicono, i compagni, ma che cosa stai dicendo? Noi non sappiamo nemmeno sta cosa, dice Nami, è un potere del Gom Gom? E Vegapunk dice, il Gom Gom? Guarda che questo frutto non è neanche elencato nell'antica enciclopedia dei frutti del diavolo. E Uso dice, ma che cosa stai dicendo? Lui l'ha sempre chiamato così. Wow, che meraviglia. Questa forma è tale a quale a quella di un dio menzionato solo nei documenti più antichi. E tu qua sbianchi. Dice, che cazzo sta dicendo? Infatti Sanji dice, un dio, Luffy, ma che cazzo stai dicendo? E Vegapunk dice, in pratica, quello è il dio guerriero della liberazione e bla bla bla, si chiama Nika, il dio del sole. Cioè, scoperto qua, in questa situazione, con Vegapunk che da grande studioso dei frutti del diavolo poi ti viene a raccontare esattamente come funziona il risveglio, che ti dice le stesse frasi che hanno detto i vecchi, no? L'altro nome del frutto Gom Gom è il frutto mitologico Zoan, Ito Ito, Nino dello Nika, ci racconta che il corpo di Nika, il dio del sole, conosciuto come il guerriero della liberazione, avesse proprietà della gomma e combattesse sfruttando la propria immaginazione, portando il sorriso fra le genti. Punto. Se lo faceva qua, tu vedi un what the fuck gigantesco, perché ti eri già preparato il discorso, te l'avevi già visto risvegliarsi, l'avevi già visto fare cose, ma non capivi che cazzo di forma era, tutta bianca con le cose, faceva si allungava, però si trasformava, dice, ma c'è qualcosa che non va, è strano. E lui qua te lo spiegava qui. Lui te lo andava a spiegare qui. Poi con l'introduzione di Orso, che guarda caso è il sacerdote del culto di Nika, avresti avuto una potenza inumana, proprio con lui che arrivava e magari vedeva Nika in tutto il suo splendore. Questo cioè, per me era fatto da Dio così. Per me lui ha avuto una fretta tremenda di voler inserire Luffy, Nika, a Wano, perché che cazzo ne so, che cosa gli è stato in mente. Ma se lui l'avesse fatto oggi, invece di farlo lì, era tutt'altra cosa, funzionava. Non avremmo urlato allo scandalo, alla rap,
con e tutto il resto, perché avresti avuto tutto il tempo per prepararlo. Avevi Schizzetto che ti parlava di Nika lì a Wano, diceva sì, sai, Amarillo, quando lo schiavo, cioè, ho sentito sta roba, diceva vabbè, capiamo. Poi lui si risveglia, tu annusi, intuisci, capisci, però viene associato a Joy Boy, non a Nika, e poi hai Nika dopo. Per me se faceva così avrebbe avuto un impatto completamente diverso sulla storia. L'avresti goduto di più, non buttato lì così, che te lo raccontano i vecchi in off panel, mentre lui si trasforma, dice, ma che cazzo stanno lì a raccontarsi queste cose, queste cazzo scemi, cinque scemi anzi. Aveva senso fatto con Vegapunk, non con i cinque anziani, secondo me. Così sarebbe stata tutt'altra roba. E ti giustificavi poi anche il fatto di Orso, che era il suo sacerdote e tutto il resto. Cioè era tutto qua, tutto in questa saga qua. Invece ha voluto fare lo sborone, faccio io, no? Faccio io le cose, l'ha messo dentro la Wano e per me si è perso tantissimo. È vero, se avessi ottenuto l'accenno di Usvu senza svelarlo subito, avresti anche avuto più tempo per accettarlo e digerirlo prima. Esattamente, esattamente, esattamente. E no, perché lui è già Nika, il punto è che non dovevamo saperlo noi. È quello lì il punto, non dovevamo saperlo noi, perché nell'ottica, ragazzi, questa cosa qua è estremamente importante, perché nell'ottica del combattimento, quando Kaido cade e pensa a King, che gli diceva che colui che l'avrebbe sconfitto non è Joy Boy, ma non è Kai e Nika, ma Joy Boy, tu in questa saga avresti dovuto associare Luffy a Joy Boy, Nika poteva venire dopo. È questo che è importante. Invece tu hai Joy Boy che è Nika, ma non capisci chi è cosa, perché, per come, per quando. Non l'hai ancora capito. Cioè, io ho ancora domande. La gente mi chiede, ma Nika chi cazzo è? Joy Boy, perché Joy Boy è Nika? E io non li biasimo, perché è un cazzo di casino. L'ha gestita in una maniera veramente putrida. E quindi, per battere la cattura più forte, serviva Nika, va bene, ma in quel caso, per Kaido, colui che lo avrebbe battuto era Joy Boy. E la figura di Joy Boy viene messa completamente sotto la figura di Nika. Perché tu ora sai che Joy Boy, quello di 800 anni fa, non era Joy Boy, era semplicemente qualcuno che aveva risvegliato il frutto di Nika e la gente l'aveva chiamato Joy Boy. Dovevi farlo dopo questo passaggio, secondo me. Come abbiamo fatto dopo il passaggio che Roger non era chissà che gran piratone, ma era una persona che è arrivata lì, si è trovata lì e ha detto, ma sono arrivato troppo presto, quindi devo far arrivare qualcun altro, non sono io, il tesoro non è manco il mio, il tesoro era di Joy Boy, però c'è Nika, capite il passaggio? Capite il passaggio che manca? C'è qualcosa, cioè, è stato scritto male questo passaggio, doveva diluirlo. Diluendolo avreste avuto il tempo anche di poi andarlo a far assimilare meglio al lettore. Invece te li butta tutti e due insieme, perché hai l'elefante che pensa a Joy Boy, non pensa a Nika. Però tu vedi Nika, però è Joy Boy. Dovevi farlo dopo. Oltretutto non serviva nemmeno svelare che Nika fosse Nika Wano, bastava che fosse spiegato come il risveglio avrebbe accettato il power-up. Esattamente. Il punto è proprio questo. Se modificasse la questione di Nika, metterei Joy Boy al posto di Nika come guardia di liberazione. Questo no. Deve essere Nika il guerriero della liberazione. Joy Boy era un cazzone. E sarei estremamente contento se fosse un cazzone come Luffy. Sì, sì, questo assolutamente. Ma infatti avrebbe avuto ulteriormente senso escludendo la faccenda Nika, dato lui non lo sa, il punto è quello, lui non ne sa nulla e il fatto noi di saperlo lì non ci dava niente, anzi ci ha soltanto confuso la testa. Secondo me avrei voluto che Fisher Tiger a Marijo avesse sentito Nika dagli schiavi, ma infatti sicuramente lo ha sentito, e questa è un'altra pecca di preparazione mancata a Nika. Se tu avessi avuto l'informazione che Fisher Tiger aveva sentito di questo Nika e giustificavi il simbolo del sole con questa cosa qua, poi te l'ha fatto capire Oda col discorso di Schizzetto che parlava con Jimbe, però non te l'ha detto. Il problema è questo: se tu invece avevi Tiger già a Fishman Island che tornava e diceva, quando marchiava a fuoco i suoi compagni togliendogli il marchio dello zoccolo del drago,
cioè, con questo marchio del, con questo, questo è il simbolo del sole della liberazione. Una cazzata di questo tipo. Se diceva una cazzata di questo tipo, tu lo avresti associato poi. Ci saresti arrivato lentamente. Ah, perché? Perché libera con il simbolo del sole? Perché è liberazione del sole? Perché? 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 Perché poi l'avresti capito dopo. Invece non l'ha fatto. Perché tante cose non le aveva neanche pensate nemmeno lui, secondo me. Ahimè. Però la Sochi... No, pardon. Però la Sochi, lo stesso Anika, la Vectori... Sì, sì, senz'altro che lo fai. Lo fai, assolutamente. Lo fai oggi proprio per quella scena con Schizzetto e Usbu. Però hai molti ai tempi, cioè ai tempi, l'anno scorso, non è mezzo fa, si lamentavano del fatto che non ci fosse stata una costruzione lineare del personaggio di Anika, perché te l'ha sbattuto di così, no? Già sistemandolo a Eged avresti avuto già un diverso impatto. Però... potenzialmente è un personaggio che tu già potevi introdurre a Skypiea. Quando c'è il flashback di Nolan e Calgara, che fanno l'elenco delle quattro divinità, dio del sole, dio della terra, dio del cazzo, cioè, dio dello stivale, cioè, quando dicono queste cose, se tu mettevi i nomi a queste divinità, Nika, dio del sole, tutto quello che vi pare e piace, avresti potuto giustificare una crescita del personaggio. Cioè, Joy Boy viene introdotto a Fishman Island, Robin legge il nome dentro nel Poneglyph. Quindi hai avuto quasi sì, 600, 500 capitoli per approcciarti a Joy Boy. Ne parlava appunto Robin a Fishman Island, ne parla poi Robin con Re Nettuno, parlano di Poseidon, quindi cominci a capire che questo Joy Boy è all'interno della macrotrama di One Piece di 800 anni fa, e poi cominci a sentirne anche parlare a Wano, Joy Boy con i rapini confini del paese, Joy Boy che è stato Laugh Tale, il tesoro di Joy Boy, Joy Boy, Joy Boy, Joy Boy, lo hai costruito bene, Joy Boy. Nika no, Nika viene soltanto introdotto con Schizzetto, che dice io ero prigioniero e ho sentito parlare di questo qua che liberava gli schiavi. Bene, d'accordo, siamo a posto, perfetto. E poi dopo cos'è, 30 capitoli mi sembra, gli butti dentro sta roba che è il frutto di Luffy. Cioè è brutto, se l'avessi spalmato, no, lungo tutto il manga, anche con qualche accennino, qualche cosa, lo avresti digerito molto meglio, secondo me, perché l'ha gestito meglio. Questo è. Allora, la storia delle informazioni su Nika da dire su Eged mi è piaciuta. Quando arriverò nel manga strapperò le pagine dei dementi e le inserirò nel discorso di... sì, questo è. Bene, bene. Fate bravi, divertitevi e pregate il sole. Pregate il sole. Alla prossima, ciao ragazzi.